contest fondamentale per presentare un'iniziativa davvero importante, ovvero 70 chef riuniti tutti insieme per Amatrice. Intanto, diciamo, da chi nasce questa idea o come parte? L'idea parte da noi due fratelli, Sandro e Maurizio del ristorante La Trota. Noi siamo a Rieti e dopo il tragico evento di Amatrice chiaramente ci siamo sentiti non in dovere, ma proprio abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa anche noi. E quindi abbiamo pensato di operare un po' nel nostro campo, quindi sfruttando un po' anche le nostre amicizie, gli amici chef, no? Per fare qualcosa per aiutare appunto le popolazioni del territorio. Avete chiamato a raccolta, oltre le esimie rappresentanze del territorio laziale, avete anche, insomma, allargato il raggio d'azione a delle vere e proprie stelle. Perché avete fatto questo? Allora, l'obiettivo della manifestazione è chiaro, che tutto il ricavato che si ha dalle tre cene che svolgeremo andrà in beneficenza. E quindi, diciamo, i grandi nomi un po' ci occorrevano, soprattutto per attrarre, parliamo in modo spicciolo, ma per attrarre praticamente più possibile persone che fossero disposte a spendere anche una cifra abbastanza importante. Ma diciamo che forse l'idea era questa: partire da Rieti, chiaramente da Rieti città, e quindi coinvolgere la città, Amatrice chiaramente in provincia di Rieti. E coinvolgere gli chef romani, perché poi Roma è la seconda città dopo Amatrice ad aver numero di vittime, aver avuto un numero di vittime maggiore, e poi, diciamo, coinvolgere un po' i grandi chef italiani in un virtuale virtuale abbraccio proprio di Rieti, Roma e tutta l'Italia alla popolazione di Amatrice. Avete avuto anche un sostegno da parte della provincia, della regione? Voglio capire in che modo, ecco, siete stati anche supportati, perché l'idea è molto bella. Ma no, io devo dire che la disponibilità da parte di tutti è stata assoluta. C'è stata disponibilità e si sono messi a disposizione tutte le istituzioni, assolutamente, dal comune di Rieti alla provincia, alla regione Lazio, ma diciamo, al di là delle istituzioni, solidarietà a 360 gradi da parte di tutti. Allora, adesso sentiamo invece da parte sua un'altra, almeno un paio di altre riflessioni. La prima che mi viene in mente è: lo facciamo per le stelle di domani, cioè stiamo raccogliendo diciamo questi fondi per dare la possibilità dei ragazzi di continuare a studiare e quindi di incanalarsi poi in quello che è un percorso come il vostro, oggi altamente qualificato? Beh, dicevo, il messaggio è anche questo, perché noi realizzeremo questi eventi dentro un istituto alberghiero, quindi è chiaro che faremo tutto e faremo lavorare anche i ragazzi, sia in sala che in cucina, a fianco a noi, per dare uno stimolo in più. E poi questo ricavato andrà a finanziare il progetto del recupero della scuola di Amatrice, che è stata, diciamo, abbattuta come dal sisma. Quindi è chiaro che il messaggio è quello di coinvolgere sempre di più anche, diciamo, i giovani a questo mondo, di avvicinarli, e soprattutto quello di dargli la possibilità di continuare a studiare in questo istituto. La mia curiosità è questa: ma come si fa a mettere insieme 70 persone, no? Che alla fine fanno lo stesso mestiere? C'è sempre quel po' di sana e giusta competizione, in questo caso viene accantonata a favore dello slancio di generosità? Assolutamente, questa è una riflessione che facciamo quasi ogni giorno. Tutti sono, diciamo, subito scesi in campo. Hanno subito sposato il nostro progetto, sia dai grandi chef, perché avere il numero uno al mondo piace a tutti in qualsiasi evento, e quindi poi è chiaro, ecco, lo stesso Cracco, lo stesso Uliassi, che anche loro concedroni fanno parte di una regione che il sisma ha fatto dei danni, e anche Gennaro Esposito, questo chef che è il primo in Italia per la beneficenza, e quindi era giusto coinvolgerlo, perché lui con la festa di Vico è un po' un esempio e un'immagine. E è chiaro che non è stato difficile, assolutamente, anzi abbiamo trovato proprio chi non avevamo chiamato si
propone, si proponeva, ci avvengo anch'io su questo, perché era un po', diciamo, difficile anche, no, cercare di agganciare tutti, chi era fuori per impegno, chi per altre cose, però alla fine sono stati di più di quello che pensavamo. Esatto, perché poi la cosa difficile è trovare anche una data giusta che vada bene per tutti. Allora, mi raccontate un attimo quali sono le caratteristiche delle tre cene, prima con lei e poi con lei chiuderemo con l'appello, perché come possiamo fare per aiutarvi, per incrementare ancora, perché c'è ancora tempo per iscriversi. Allora, come sono state divise le tre serate? Diamo proprio le date e le tipologie. Spiegate bene. Allora, 8, 9 e 10 ottobre. La prima serata è sabato 8, abbiamo coinvolto tutti i ristoranti della nostra provincia di Rieti, quindi quelli che hanno aderito, ma la maggior parte hanno aderito, cucineranno loro con un ingresso di 50 euro, quindi diciamo tutto il territorio è dentro questo istituto e questi fondi andranno tutti per la beneficenza. Cosa ci sarà? Ecco, un piatto forte del menù della prima sera, se lo possiamo dire, insomma, almeno uno. Abbiamo cercato di dare libera scelta su questo, però noi facciamo la matriciana a chiusura di ogni serata, quindi non ci sarà un primo piatto e la matriciana sarà cucinata da tutti, quindi il piatto forte rimane questo, sia l'8, il 9 e il 10. Perfetto, allora, poi ricordiamo invece la tipologia della seconda e della terza serata? La seconda serata sono tutte le stelle del Lazio, tutti i ristoranti importanti del Lazio e daranno così vita a una serata veramente stellare. La terza serata, il 10, abbiamo chiamato chi rappresenta un po' l'Italia, no? Quindi ecco i grandi chef, sarà una cena seduti con vini importanti, ragazzi che serviranno della scuola alberghiera sia in sala che in cucina che ci aiuteranno e il ricavato è il prezzo di 250 euro andrà sempre per l'istituto alberghiera. Ok, adesso invece appunto facciamo intanto una riflessione. E queste due piccole, piccolissime, per chiudere. Allora, la prima parte, la matriciana, se c'è un elemento forte dei menù che può fare da traino e che può essere attrattivo per il pubblico. Ma diciamo in linea di massima, anche qui partecipando 70 chef, abbiamo lasciato un po' di libertà. Quindi il tema era una parte dedicarsi a dei piatti vegetariani, una parte piatti a base di pesce, una parte piatti a base di carne. Lasciando da parte i primi perché poi in ogni serata verrà realizzata da tutti gli chef insieme una matriciana. Per cui in effetti il tema fondamentale è il territorio un po' d'appartenenza per tutti, quindi è chiaro che i romani probabilmente prepareranno qualcosa sul pesce di mare o sulle carni del Lazio. I reatini, come noi, i pesci d'acqua dolce, questo è ovvio. E lì gli altri chef in base alla loro provenienza. Vediamo magari un'anticipazione. Ecco, questo sì, perché creiamo un po' un'attesa, no, nel nostro teleutente. E lì è stata problematica un po' la situazione perché alla fine ci siamo trovati lasciando scelta con un menù dei 6 piatti nella serata finale con delle ripetizioni abbastanza, per cui abbiamo richiamato Gennaro, facci la cortesia, cambia piatto, abbiamo chiamato l'altro, comunque Bottura farà un dolce, spaghetti cacio e pepe. E quindi il titolo della ricetta sarà quello, ha scelto di fare un... Quindi molecolare lo lasciamo da parte per una sera o ci sarà qualcosa di molecolare? Non si sa. Ma no, diciamo in questa occasione forse, l'idea delle serate in effetti è quello di dare la sensazione di quasi di una cosa istituzionale, cioè non sarà anche l'ultima sera, anche se impegnativa dal punto di vista economico, l'idea, non ci sarà l'idea di una serata di gala, ma effettivamente di una serata dove si partecipa. Probabilmente per mangiare bene, ma per fare beneficenza. Voi ci sarete sempre, voi fratelli? Noi siamo obbligati, siamo un po' gli organizzatori. È fantastico. E quindi siamo obbligati a starci. Allora, cosa diciamo ai nostri amici che ci seguono? Cioè, qual è la serata per la quale serve ancora dare maggiore spinta? A parte che va bene per tutte e tre, tranne una che forse è già sold out. Ma diciamo, siamo praticamente al limite per l'ultima sera. Ma come possono fare? Come possono fare? Impegnarsi un pochino, io dicevo anche se i ristoratori stessi o gli chef magari ci aiutano un pochino perché in realtà la serata centrale, quella dei ristoratori laziali, che tra l'altro spassionatamente forse è forse anche la più interessante perché si ha l'occasione di assaggiare i piatti di oltre 20 stelle Michelin, per cui uno veramente può scegliere tra una miriade di cose.
quella è quella, diciamo, un pochino più lenta nelle prenotazioni. Contiamo di riempire anche quella. Però ecco, magari se in questo momento qualcuno volesse scegliere di partecipare a qualche serata, forse la serata possiamo consigliare la serata. Noi lo consigliamo vivamente. Come fanno per insomma prendere nota, dove si devono rivolgere? Sì, andare sul sito www.lestelle tornano a scuola e lì tutto il programma, sviluppare il programma, possono scegliere le serate, l'evento, fare un bonifico online e poi chiaramente mandare una mail di conferma e noi vi aspettiamo in tanti. Splendido, grazie.